terminata la fatica della 4 giorni del Tagloa con la processione solenne, con un'affluenza di pubblico esagerata a dir poco, una nuova iniziativa, questa Messiamica. Ma di cosa si tratta, bene? O Messiamica, che vi dir si voglia. E si tratta di un programma che è nato all'epoca in cui Lionello Messi vinse il primo Pallone d'Oro, quindi ho conosciuto il suo profilo biografico, che mi ha immediatamente entusiasmato e interessato a scopo anche cittadino e a scopo turistico, innanzitutto, in quanto avendo appreso che Lionello Messi è nato in Argentina, nella città di Rosario, immediatamente mi è venuto in mente che la nostra città è gemellata con Rosario e che addirittura c'ha dei giardini qui al Borgo Cappuccini intitolati proprio Giardini Città di Rosario, e immediatamente ho pensato: abbiamo fatto 30, Imperia ha fatto 30 gemellandosi con Rosario, facciamo 31, ovvero sia cerchiamo di attirare a Imperia questo campione, che ormai addirittura ne ha vinti poi altri 2 palloni d'oro, quindi è già 3 palloni d'oro, quindi ormai a livello mondiale, quindi non è più neanche necessario presentare Lionello Messi, perché una volta che venisse a Imperia, sono quelle persone che basta che dica a Imperia, sono venuta a Imperia, Messi è andato a Imperia, che ne parlano tutti i giornali, specialmente i giornali sportivi, ma anche gli altri giornali del mondo. Quindi Imperia avrebbe un ritorno d'immagine meraviglioso e quindi anche prestigioso, sia per noi che anche per Messi stesso. Ma dottore, volevo dire, ma perché proprio Messi? Ha qualche particolarità medica che può interessare? Esattamente, quindi qui entriamo nel secondo aspetto di interesse proprio mio specifico, personale, come medico, in cui diciamo interessa proprio la storia personale di questo campione, che tutti o comunque si sa, da bambino soffriva di una forma rara di nanismo, cosiddetto nanismo ipofisario, nel senso che non cresceva, e se non fosse stato sottoposto a cure ormonali intensissime, noi non parleremo di Messi, ma ci sarebbe un bambino in Argentina, tra l'altro figlio anche di una famiglia modesta e povera, molto piccolo di statura, e non sarebbe il campione che conosciamo. E grazie poi invece a cure, come dico, molto intense che ebbe in Spagna, pagate dalla società del Barcellona Calcio, riuscì ad arrivare, adesso mi pare che sia alto 1,69, anche se viene sempre chiamato Pulce, però è diventato il campione che sappiamo. Perché interessa dal punto di vista della Midep? Io come medico sto portando avanti un discorso di medicina preventiva chiamata Midep, cioè medicina integrativa, dinamica e preventiva. È una medicina che cura, previene, senza nessun farmaco, ma cercando di attivare al massimo grado possibile l'energia vitale, l'energia di salute che ognuno di noi ha, diciamo, dentro di sé, ma che non riesce a sviluppare o non sviluppa abbastanza o non ha persone o possibilità di sapere come incrementare questa energia. Ecco, ma la curiosità nella parola Midep, questa I integrativa, che cosa significa proprio nel profondo? Ecco, medicina integrativa significa che integra aspetti tradizionalmente medici e scientifici, che sono gli aspetti della salute fisica, dell'equilibrio poi anche psicologico, quindi fino a tutti quelli che sono i fronti della psicologia, fino a quelli della psicanalisi, con una dimensione ancora più profonda che tradizionalmente si chiama la dimensione filosofica o la dimensione spirituale. Ecco, da questa dimensione spirituale, noi coltivando e approfondendoci in questa dimensione, riusciamo a ricavare una energia di benessere che
e non necessariamente di guarigione, può essere anche di sopportazione di vicende anche dolorose della vita, anche fisiche, di malattie, una cosa e l'altra, ma di riuscire, diciamo, a sopportarle e a volte anche a venirne fuori, a guarire e più che altro a prevenirle in un modo impressionante, in un modo stupendo. E quindi il nostro caso, Lionello Messi, è uno di questi casi qui, perché sappiamo quando fa un gol che si fa il segno della croce, quindi è una persona già inclinata anche pubblicamente, non teme così la testimonianza cristiana, per quanto possano sembrare gesti scaramantici, però è pur sempre un segno di croce che colpisce così chi lo vede fare da una persona come lui, e quindi diciamo che è un testimonial ed è direi un caso da manuale di Bidep, perché questo ragazzo qui, infatti confermato dalla sua modestia, dalla sua umiltà, che mantiene nonostante ormai successo mondiale, sia economico che anche di notorietà, che ha raggiunto e che ad altri campioni, adesso per non fare nomi, a volte ha dato un po' la testa e sappiamo che poi si sono trovati in difficoltà e hanno fatto fatica poi a ritrovare un equilibrio, a ritrovare così una vita accettabile. Dunque, dottore, la promessa di avere Messi a Imperia è solo una promessa o potrà diventare un fatto concreto? Ecco, io siccome faccio riferimento a questa energia impressionante che in termini cristiani, perché allora dobbiamo dire che la Midep è un discorso medico-scientifico, in cui, come dico, alla fine poi si arriva a consigliare e a prospettare anche la coltivazione di questa dimensione profonda. Il medico Midep a questo punto si ferma, cioè consiglia, ma non può poi indirizzare in una direzione piuttosto che in un'altra, quindi non può dire meglio coltivare il buddismo piuttosto che il cristianesimo, l'ebraismo, il musulmanesimo, lo sciamanesimo, tutto quello che volete. Naturalmente basta non sconfinare poi in forme spirituali allora oscure, diaboliche, sataniche, esistono, ma purtroppo sono di segno esattamente. Quindi non può indirizzare. Lui personalmente, come nel mio caso, poi fa una scelta di indirizzo spirituale e io, avrete capito, faccio una scelta cristiana e cattolica, e quindi diciamo chiamo in causa anche quella che nei termini cristiani si chiama provvidenza, e credetemi, sono molto fiducioso che le cose a poco andranno a favorire questo arrivo prima o poi di questo campione. Noi prima andremo chiaramente a trovarlo a Barcellona, quindi ci muoveremo prima noi nei suoi confronti incontro a Messi, però a un certo momento penso che la città dove è nato quello che ha disegnato la bandiera argentina, che è Emanuel Belgrano, e dove si sta così formando un'opinione pubblica, specialmente tra i giovani, che hanno in Messi un modello identificativo meraviglioso e positivo, penso che tutte queste cose non lo lasceranno insensibile, anche perché adesso Messi è diventato anche ambasciatore dell'UNICEF, quindi particolarmente interessato proprio alla gioventù, ai giovani, e quindi a sostenere tutte le iniziative positive in questo senso. Allora, questo messaggio di fiducia, tanti auguri che per successo e che vada in porto questo sogno. Io approfitto in coda per ringraziare questi vostri servizi, che messi poi su YouTube, messi poi in circolazione sul web, diffondono, diciamo, queste iniziative e queste realtà, e permettetemi di dirvi che anche voi a poco state entrando in questo gioco, diciamo, di provvidenza, e quindi diventate strumenti che un domani raccoglierete i frutti e ne sarete più che soddisfatti. Dopo questa benedizione chiudiamo il collegamento.
Ramadan. Che naturalmente tutti sanno è pace, bene e gioia.